Siamo a Milano in occasione di un importante incontro sulla malattia di Pompe, una delle malattie lisosomiali più diffuse. Facciamo il punto sugli aspetti genetici di questa patologia con il professor Cesare Danesino. Professore, un genetista, a quale problema clinico può rivolgersi per approfondire le conoscenze su questa malattia? Grazie, una domanda molto interessante, perché appunto in questa giornata i nostri colleghi clinici hanno ampiamente discusso il problema della variabilità clinica che è presente in questi pazienti. Il problema consiste nel fatto che questi pazienti hanno una certa malattia, la glicogenosi 2 o malattia di Pompe, in conseguenza di mutazioni, errori in un singolo gene ben definito. Nonostante il gene interessato sia uno solo, appunto i colleghi clinici ci dimostrano che c'è una grossa variabilità clinica in termini di età di esordio, progressione di malattia e via dicendo nei vari pazienti. Non solo, questa variabilità addirittura la troviamo anche all'interno della stessa famiglia. Voglio dire cioè che per esempio un fratello e una sorella che ovviamente condividono le stesse mutazioni nel gene possono avere anche molti anni di differenza in termini di inizio, in termini di esordio dei sintomi, possono avere anche molte importanti differenze cliniche in termini di funzione respiratoria e funzione motoria. Allora, quello che un genetista può fare, al di là della, chiamiamolo ormai quasi banale, analisi di mutazione, cercare l'errore nel gene per la conferma diagnostica della malattia, andare a vedere se il resto del genoma dei pazienti può contenere altre variazioni non nel gene malattia che possano spiegare questa grande variabilità clinica che i colleghi clinici osservano. Professore, quali geni avete scelto di studiare? Allora, poiché la malattia è una malattia muscolare, è chiaro che ci siamo rivolti a studiare geni che avessero a che fare in qualche modo col muscolo e quindi abbiamo preso in considerazione principalmente due geni, uno che si chiama ACE, l'altro che si chiama ACTN3, sigle che facilmente i colleghi potrebbero trovare o potranno trovare sui vari siti nei quali sono contenuti l'elenco di tutti i geni dell'uomo, e questi geni sono rilevanti per alcuni aspetti della funzione muscolare, in particolare la composizione del muscolo in fibre di tipo 1 o di tipo 2, ma anche per un altro aspetto molto interessante, cioè le prestazioni sportive delle persone che contengono polimorfismi nell'uno o nell'altro gene. Questi polimorfismi si possono associare, a seconda della loro presenza, a prestazioni sportive del tipo sprint o del tipo, per esempio, correre la maratona. E quindi in qualche modo anche questa capacità di usare il muscolo da parte delle persone è geneticamente determinata. Quali sono i risultati emersi dalla vostra ricerca? Allora, non le nascondo che siamo molto contenti dei primi risultati che abbiamo ottenuto. Questo perché, in particolare per un gene il cui nome è ACE, Angiotensin Converting Enzymes, un gene ben noto ai medici di base perché ha a che fare con problemi di ipertensione e via dicendo, in questo gene un certo polimorfismo, che noi chiamiamo DD per semplicità, è un polimorfismo che è stato studiato anche già in un'altra malattia muscolare come la malattia di McCardle, e abbiamo dimostrato che nei pazienti con glicogenosi 2, ricordo sempre che la malattia è causata da errori in un gene completamente diverso, che è l'alfa-glucosidasi, in questi pazienti avere la malattia in conseguenza della mutazione nel gene alfa-glucosidasi, ma avere anche il polimorfismo DD si associa a una comparsa dei sintomi più precoce rispetto a pazienti che, pur avendo la stessa malattia con errori nello stesso gene, abbiano invece l'altro tipo di polimorfismo, cioè quello che viene chiamato II, cioè un polimorfismo di inserzione. Questo ci è piaciuto molto perché appunto questo gene ha a che fare con la composizione in fibre del muscolo. Il secondo gene che abbiamo studiato, ACTN3, ci ha dato egualmente un risultato interessante di questo tipo, e quello che ancora ci è piaciuto molto in termini di lavoro fatto è che, una volta ottenuta la prima osservazione su un numero limitato di campioni, una trentina di persone, grazie alla splendida collaborazione che abbiamo all'interno del gruppo della miologia italiana, abbiamo raccolto più di un centinaio di campioni di sangue da pazienti e abbiamo confermato il risultato su un campione molto più esteso. Professore, i prossimi passi? Prossimi passi, c'è tantissimo da fare naturalmente, ma in sostanza in prima istanza penseremo a due cose. Uno, a cercare altri geni. E l'ambito biologico al quale rivolgersi sono certamente i geni che hanno a che fare con l'autofagia, che è uno dei meccanismi di danno cellulare che possono essere presenti in questa malattia, e certamente geni che controllano la rigenerazione muscolare. Il secondo approccio ovviamente sarà quello dell'utilizzo delle nuove tecnologie, quelle che si chiamano Next Generation Sequencing, cioè poter sequenziare con costi ragionevoli e in tempi altrettanto ragionevoli l'intero esomo, l'intero genoma di una persona. Se troveremo il finanziamento, ci permetterà di fare questo tipo di lavoro su un numero limitato ma significativo di pazienti,
si possono ottenere risultati anche con 6-8 pazienti semplicemente, per andare a capire ma all'interno di tutto il genoma quali sono in effetti gli altri geni che possono influenzare il dato di base della mutazione.